Buongiorno a tutti, eccomi qua, Walter Infinito. Un video di ringraziamento e di notizia importantissima che sono negativo. Lo so da ieri, voi lo sapete già perché io l'ho divulgato al caposquadra, che lo ha divulgato alla Croce Rossa, l'ho detto chiaramente a parenti, amici, stretti, ma non ho ancora fatto un ringraziamento ufficiale, ma lo faccio adesso. Vi ringrazio tutti, dal profondo del mio infinito, del mio cuore, della mia anima, davvero vi ringrazio. Ho messo la felpa della Croce Rossa oggi, non l'avevo più messa dall'ultimo venerdì di servizio con Paolo, che avevo la divisa, no? E poi pochi giorni dopo mi sono ammalato e ho avuto polmonite Covid potente. Sono un sopravvissuto, un miracolato, sono fortunato, sono destinato ancora a soccorrere. E volevo ringraziarvi davvero di cuore per tutto quello che avete scritto, davvero, e per i vostri pensieri, tutti i pensieri, anche le considerazioni che avete fatto. E che qualcuno me l'ha fatta anche telefonicamente, ma te chi te l'ha fatto fare, Walter? Sei un volontario, sei asmatico, lascia perdere, stai a casa. No, non sto a casa. Vi ringrazio per questa considerazione, ma tu sei asmatico, ma chi gliel'ha fatto fare? A quello lì, a quel poeta infinito, pazzerello ricciolino. Sto scherzando, chiaramente. Ma qualcuno l'ha detto. E perché ricordatevi che le farfalle volano nell'infinitezza di spazi dove voi non immaginate nemmeno. Detto questo, voglio ringraziarvi tutti. Grazie, grazie per aver detto queste cose, ma io sono consapevole, ho una testa, ragiono e l'ho fatto, lo rifarò e lo rifarei, perché sono un soccorritore, col cuore, con l'anima e con la mente. E la mia coscienza mi ha detto, quando è stata la pandemia, cosa fai, Walter? Ti tiri indietro? No, non mi tiro indietro, vado avanti e combatto, salvo la gente, aiuto la gente. Tutti abbiamo rischiato, ragazzi e ragazze, tutti, voi, io, tutti. Asma, non asma. Il Covid non risparmia nessuno. Non è che perché adesso attacco quello lì perché c'ha l'asma. Non è così, ragazzi, non è così. Perciò vi ringrazio per questa considerazione, vi adoro, ancora di più. Croce Rossa Italiana. E poi ancora un ringraziamento a chi? Ralph Lauren, thank you so much. Grazie, grazie, grazie perché hai donato la Croce Rossa Torino, ma penso sicuramente a tutta la Croce Rossa italiana e chissà dove. Un bel dono, un bel pacchetto regalo per noi volontari. Wow, ti ringrazio, ti ringrazio. E allora ringrazio Ralph Lauren e ringrazio tutti. Sono negativo, sono negativo. Dunque mi riposerò, dove devo rigenerarmi psicologicamente e mentalmente, devo rallentare però, perché questo è un avviso di qualcuno che mi ha detto, qualcuno superiore a tutti noi, molto superiore, che sta nell'universo, Walter, è ora che ti calmi, perché fai troppo, devi anche pensare a te stesso, cosa che farò. Verrò in Croce Rossa, ricomincerò, ma con calma, calm, come dicono, step by step. Passo dopo passo, dolcemente, suavemente, ricomincerò. Un bacio abbraccio. Presto arriverà la poesia che avevo promesso. Volerò, volerò. Videopoesia, la stiamo creando. Volerò. È quella che ho scritto in ospedale ed è una poesia anche di ringraziamento verso tutti voi. Volerò. Sarà bellissima. Chi l'ha scritta? Walter Infinito. Detto questo, mi mancate tanto. Mi manca la Croce Rossa, mi mancano i miei figli. Adesso presto i miei figli li vedrò perché sono negativo. Questi giorni faccio ripulire la casa tutta bene, non sanificare come feci quando ero in ospedale, ma una bella pulizia profonda, profonda. Ho già dato degli spray specializzati, insomma. E i miei figli fra qualche giorno li vedrò. Però devo fare tutto con calma perché sono un po' deboluccio, un lupaghetto. Un bacio abbraccio, Croce Rossa italiana. Walter Infinito, voi, noi, essi, loro, l'universo, gli angeli, Dio e le nuvole. Ludovico Einaudi, che saluto, Ludovico Einaudi, un bacio abbraccio. Grazie per questa musica idilliaca che utilizzo in tante poesie e spero un giorno di incontrarti e declamare qualche mia poesia con te che suoni, magari a Capo Nord. Sono a mezzanotte, aurora boreale, tanto in ceppo. Sono un po' stanco, sono un po' stanco. Ma fa parte così, è l'imperfezione. Baci e abbracci, Walter Infinito. Torna, torna, sempre. Forever and ever. Baci e abbraccio.